La pagina sportiva riparte dal Corriere dell'Umbria, riparte da Terni. Attacchi da favola, Ternana e Bayern sul tetto d'Europa. Le fere hanno agganciato i tedeschi, 61 reti a testa, sorpassati i francesi del Paris Saint-Germain e l'Inter. La squadra di Lucarelli ha staccato nettamente anche altre squadre assolutamente blasonate. Intanto sul nuovo Liberati si va di corsa, la prossima settimana il progetto sarà consegnato in comune. Siamo a Perugia, Grifo e Elia, l'oro di Caserta. L'ala toscana ha trovato anche la vena realizzatrice, 4 gol, record per lui, ci sono pure 3 assist. Il tecnico utilizza il giovane prodotto dell'Atalanta in diversi ruoli con grande profitto. Intanto dal notiziario, Vano e Konate devono saltare la trasferta di Pesaro, Negro pronto a sostituire Sgarbi squalificato, anche Melchiorri fermato per un turno dopo il giallo con Legnago. Nelle ultime 7 gare, biancorossi e rossoverdi primi dalla A alla Lega Pro con 20 reti. Andiamo nel territorio del volley. Perugia ha una poltrona per 3 in vista dei playoff scudette della Champions. Tanti sono gli opposti per Einen. Il coach belga da qui in avanti dovrà gestire Tanasiewicz, Terhorst e il nuovo arrivato Muzzai. Andiamo avanti, c'è spazio ancora per il calcio e per il Gubbio. Linas è tornato mega. Megelaitis ha messo da parte l'infortunio, contro la Fermana il playmaker si è ripreso la maglia da titolare ed è stato il migliore in campo tra i rossoblù. Intanto le squalifiche, Legnago ed Eugubini senza cattivi dopo il turno infrasettimanale. E poi ancora per le altre categorie, siamo in Serie D, il Trestina sulle ali di Silla. Il 21enne senegalese dice: ho trovato una famiglia, la tranquillità giusta per giocare, mi riesce tutto facile, perfino segnare di testa che non è la mia specialità. Tennis, doppio colpo per Angelica Raggi, ora sotto col torneo ITF a Monastir. Umbertide, il lutto, addio a Can Chan, uomo di sport e di cultura, è stato uno dei fondatori del Basket Club Fratta nel 1964. Il basket e la città perdono un pezzo di storia, ha detto Gianni Bico. Questo era il Corriere dell'Umbria. Andiamo alla Nazione. Allora, per il Perugia, 7 bello biancorosso, striscia da record con 6 vittorie, un pareggio e un attacco stratosferico. Sono 20 i gol realizzati dalla rosa di Caserta. Verso il big match su Tirol in emergenza per la sfida con il Padova e poi la preparazione, fermati Melchiorri e Sgarbi, si scaldano Negro e Minesso. In di spalla, calcio femminile, Grifoncelle, nuovo stop, si riparte domenica 28. Andiamo a parlare della Ternana, in arrivo 2 trasferte, ecco qua il titolo, 2 trasferte roventi, col Foggia rientra in gioco Palumbo. E poi domenica la trasferta anche per il Gubbio, Gubbio al lavoro, Torrente recupera Formiconi e Gomez e poi a Foligno in 7 giorni Tour de Force per il Foligno. Basket Cigolda, i team umbri non parteciperanno al campionato, le 4 formazioni hanno preso la loro decisione. Il Trestina vola, Silla soddisfatto, morale alle stelle dopo i gol segnati. E poi per il volley di A1 femminile, a Velcova qualcuno è andata bene, abbiamo guadagnato punti importanti, parliamo chiaramente della Bartoccini Forti Infissi Perugia. Tra l'altro oggi l'appuntamento a partire dalle ore 18 con una sintesi dell'ultima partita che potrete vedere su TRG. Questo per la Nazione, andiamo al Messaggero con il quale chiudiamo la rassegna stampa. Qui siamo a Perugia, la resa dei conti, Pesaro fuori, Modena e Samb al Curi per arrivare al top al match di Padova, domenica capolista in casa su Tirol, è la prima chance da non perdere. Foligno, il trittico Sangio, Tiferno, Cannaro, una settimana che può svoltare la stagione. Il grande volley, Sir scatta l'assalto ai grandi titoli. E poi il Gubbio dai giocatori, ironia social per il campo, peggiorano, scrive il Messaggero, le condizioni del Manterboso Barbetti e insomma la cosa finisce anche sui social.
Cipolla. Ternana è un euro attacco contro il Catania, la quarta cinquina stagionale, in totale fatti 60 gol come il Bayern Monaco. E poi un errore non marcare a uomo Falletti, troppi cambi, c'è ancora l'analisi ai raggi X dell'ultima partita. Infine, sempre da Terni, per le giovanili, la primavera di Mariani domani torna in campo, finalmente si rigioca. Spazio ora alle pagine, o meglio ancora alla pagina del meteo, con la quale chiudiamo la nostra rassegna stampa. Lo leggiamo come sempre dal Messaggero a cura di Perugia Meteo. Tempo grigio fino a domani, poi ecco il sole, tempo grigio e nebbioso fino a tutto domani, mentre aperture più significative si faranno strada a partire da sabato, con temperature che aumenteranno considerevolmente. Anche per la prossima settimana non sono previsti cambiamenti di rilievo, il tempo anticiclonico andrà a rafforzarsi con cieli che diventeranno sempre più sereni. Bene, si chiude qui la nostra rassegna stampa, grazie ovviamente per averci seguito, vi ricordo di seguirci in tempo reale sul sito www.trgmedia.it e poi questa sera a partire dalle 19.30 con i nostri TG serali. A voi una buona giornata.